La vaccinazione sta proseguendo molto bene, con grande determinazione, i numeri ci danno ragione, siamo riusciti a dimostrare che possiamo crescere, adesso dobbiamo aspettare che arrivino i vaccini per crescere ulteriormente. E i numeri di questa ondata si stanno riducendo, giorno dopo giorno sono sempre migliori, quindi da lunedì riavremo un po' della nostra libertà, ma la cosa importante è la vaccinazione. Noi non vogliamo avere le semi-libertà, vogliamo ritornare alla vita normale. Lombardia passerà da lunedì in zona gialla? Da lunedì sì, adesso non sono ancora arrivate le comunicazioni da Roma, però credo proprio di sì, perché i dati che sono stati trasmessi indicano che i numeri sono buoni, quindi dovremmo rientrare in zona gialla. C'è un po' di delusione sul decreto cosiddetto riaperture? Ma sì, c'è un po' di delusione, perché c'era un testo che avevamo concordato che poi all'ultimo momento è stato modificato. C'è delusione perché noi pensavamo che fosse anche il momento di dare dei segnali più concreti ai tanti operatori, ai tanti ristoratori, ai tanti baristi che si trovano in una situazione inaccettabile. Ecco, ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a capire, non riusciamo a giustificare, e soprattutto anche il discorso del coprifuoco aveva un valore più che altro simbolico, ma purtroppo anche in quel caso non è stato preso in considerazione quello che avevamo concordato.